Con notevole sforzo da parte di tutti siamo riusciti a coagulare questa quarta tappa, che l'abbiamo denominata tappa speciale perché ricorda nella fattispecie due bravi ragazzi che sono stati atleti della pallavolo Gento, purtroppo deceduti in incidenti separati sfortunatamente. Quindi il trofeo è abbinato a questi due ragazzi nel loro ricordo e viene gestito è un torneo di B1 a livello nazionale che prevede un montepremi e un'assegnazione di punteggio per la finale scudetto per partecipare, dà la possibilità agli atleti di partecipare alla finale scudetto che sarà nella prima settimana di settembre a livello nazionale. Noi volontari per l'oncoematologia pediatrica di Lecce abbiamo già da circa un mese avviata la nuova campagna di raccolta fondi a favore dell'Associazione per un Sorriso in Più, che si adopera a sostenere il reparto da ben 27 anni in modo permanente e globale, per cui noi siamo diventati, diciamo, la costola di questa associazione e appunto ci dedichiamo a questa raccolte fondi per aiutare il reparto in tutto quello che necessita. Basta comprare i biglietti della lotteria, solo 2 euro l'uno. Il blocchetto è di 25 biglietti, cuore, la mano sul cuore, e andiamo e li vendiamo tutti. Teniamo in modo particolare a quella che è stato ed è ancora adesso il torneo dedicato a Tiziano Manni e quest'anno anche a Gabriele De Giorgi, che sono stati dei ragazzi promettenti in quella che è la pallavolo ugentina, ma non solo. Se il signore ce l'avesse, avrebbe avuto il piacere di lasciarci.